Sono arrivato su questo tema abbastanza per caso. La mia società di produzione, dopo aver pubblicato Tafkisi, stava realizzando un gruppo di web documentari che tra pochissimo renderà pubblici. Uno di questi web documentari, con il titolo complessivo Noi, no opere imposte, si occupa di un megaprogetto infrastrutturale, energetico, nel Salento, in Puglia. È il progetto TAP, Trans-Adriatic Pipeline, che prevede l'arrivo sulle coste salentine di un tubo di metano proveniente dal lontano Azerbaigian. Questa opera viene iscritta nello Sblocca Italia, è considerata come prioritaria e strategica, ma in questo caso la parola strategica, come mi ha rivelato Chomsky, Noam Chomsky, con il suo libro pubblicato a maggio in America e in lingua italiana a novembre quest'anno, Chi comanda il mondo, che mi ricorda un po' il tuo Chi comanda Torino di un paio di anni fa, racconta la nuova missione della NATO nei confronti delle pipeline. Anche questo argomento di cui nessuno parla. Beh, sta di fatto che l'Alleanza Atlantica considera oggi le linee marittime, le pipeline, gli oleodotti, i gasdotti, come estensioni dei paesi riceventi. Pertanto, una pipeline che approda sulle sponde italiane, come questo TAP salentino in programma, diventa oggetto strategico di intervento automatico o semiautomatico dell'Alleanza Atlantica qualora sia violato lungo il suo percorso. Però il suo percorso, a sua volta, diciamo così, circoscrive i confini della Russia il più vicino possibile, al territorio russo ed è, secondo la lettura di Noam Chomsky, una pratica aggressiva che la NATO e gli Stati Uniti hanno adottato da dopo la fine del muro di Berlino, al di fuori di qualsiasi accordo internazionale e al di fuori di qualsiasi accordo all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Allora la cosa all'improvviso ecco che un'opera che ha già caratteristiche tali da legittimare tutta l'opposizione che ha riscosso. Che sta riscuotendo nel Salento diventa inquietante un po' per tutti gli italiani e gli europei. Non soltanto viola il mare, viola la spiaggia, viola gli uliveti, li abbatte e incammina su verso nord, verso Cremona, a partire dalla Puglia, sulla dorsale sismica dell'Appennino, quella viola che abbiamo visto tutti nei telegiornali per via degli ultimi terremoti, non solo un tubo, ma i centri di compressione sotterranei che devono comprimere il gas per mandarlo avanti verso Cremona. Ebbene, questa cosa, con tutto il potenziale di devastazione ambientale e di possibile induzione della sismicità, diventa anche una specie come dire, di esca di provocazioni militari o anche terroristiche, perché qui stiamo attraversando l'Anatolia, e dunque è ulteriormente preoccupante per gli italiani che di questo gas dovrebbero ospitare l'infrastruttura e mandarlo a vendere verso nord. Un business oltretutto completamente incerto, dato il crollo dei consumi di gas registrato negli ultimi 6 anni. Dunque, noi siamo partiti da lì, ci siamo trovati che all'improvviso intervistavamo, raccoglievamo testimonianze di oppositori a un megaprogetto e abbiamo visto che questo megaprogetto aveva una valenza militare, strategica, internazionale preoccupante, significativa. E abbiamo fatto un web documentario su questo. Mentre stiamo per pubblicare questo web documentario, esce una cosa di questo genere. E noi ci domandiamo: ma noi non abbiamo fatto altro che cercare onestamente di raccontare un progetto inutile.
Siamo diventati dei nemici interni, ditecelo per favore. Probabilmente sì. Probabilmente sì, ma probabilmente allora l'incontro che facciamo il 19, organizzato dall'associazione FAERT, va in questa direzione, no? Perché ha un titolo molto, molto potente. Confronto verso sconflitto.